Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PlayStation 4 o PlayStation 5, potete contattarmi su uno dei miei social, sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Buonasera a tutti ragazzi, sono Orcuverde. In questo video volevo informarvi che Rockstar Games poco fa, come ieri aveva annunciato, ha pubblicato un nuovo articolo sul sito Rockstar Newswire con nuovi dettagli e il primo trailer del DLC Blood Money. Sporcati le mani per arricchirti in una serie di rischiose rapine. Nuove opportunità di guadagno e molto altro nel nuovo aggiornamento di Red Dead Online in arrivo la prossima settimana. Questo sarebbe il titolo dell'articolo e leggendo ciò che Rockstar Games ha scritto in quest'articolo, entra nel sottobosco criminale di Red Dead Online Blood Money dal 13 luglio e prova di avere la voglia di sporcarti le mani al servizio di alcuni famigerati membri della società di Saint Denis. Blood Money. Nei vicoli della capitale del Lemoine si mormora che Guido Martelli, braccio destro e sottoposto del famigerato Angelo Bronte, abbia bisogno di pistoleri di robusta costituzione. Martelli vuole recuperare un bene di valore, ovvero il capitale. Creato per scambiarsi fondi lontano dagli attenti occhi degli esattori, è finito in mano a tutti i criminali dei 5 stati. Ora, però, Bronte e Martelli lo rivogliono. Se riuscirai a trovarlo e a restituirglielo, Martelli ti ricompenserà consentendoti di accedere ad attività criminose molto più interessanti. Martelli pensa solo e soltanto ai risultati. Per entrare in questo mondo criminale ma civilizzato, hai bisogno solo di un'arma da fianco e del coraggio di usarla. Non ti verrà richiesto nessun investimento. Crimini e lavori. Martelli ha affidato ad alcuni dei più riprovevoli soldati di avventura del West degli indizi su dove potresti trovare il capitale. Visita questi contatti per scoprire un nuovo tipo di attività, ovvero i crimini. I crimini andranno dagli assalti alle diligenze, a complesse rapine in più fasi che includeranno rapimenti, riscossione cruenta di debiti e altro ancora. Puoi eseguire i crimini sia in solitaria che in compagnia di una posse di tagliagole. Durante ogni uscita, resta allerta e cerca il capitale da restituire a Guido Martelli. Potresti trovarlo in forzieri nascosti o tra i poveri resti di chi è stato così sfortunato da incrociare il tuo cammino. Mentre attraversi le praterie in free roam, potresti sentir parlare di abitazioni e accampamenti vulnerabili pronti per essere svaleggiati e alleggeriti del loro carico di capitale. Se accumuli abbastanza capitale per Guido Martelli, sbloccherai i lavori, missioni per conto di Martelli ai fini di contrastare un senatore del Lemoine intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote negli affari di Bronte all'interno della regione. Ogni lavoro offre diversi metodi di approccio. Origlia delle conversazioni o cerca di individuare bersagli utili che ti permetteranno di scoprire nuovi modi di raggiungere i tuoi obiettivi e indebolire l'avversario consegnando tutti e tre i gioielli del West a Martelli. Il primo dei tre lavori è disponibile dal 13 luglio, mentre gli altri due
faranno la propria comparsa più avanti. Il club del grilletto facile. Il club del grilletto facile è una serie di 4 esplosivi pass in più edizioni che vedranno la luce nei prossimi mesi. Acquistando ogni edizione riceverai ricompense, bonus e articoli pensati per aiutarti a vivere ai confini della legalità, a cominciare dall'abito di Dutch, ovvero il Redcliffe. Con ogni pass successivo che acquisterai, riceverai vantaggi e ricompense aggiuntivi che ti aiuteranno a proseguire nel tuo cammino. Ogni pass costerà 25 lingotti d'oro che riotterrai raggiungendo il massimo rango tra i 25 disponibili. Come bonus aggiuntivo, i giocatori che acquistano tutti e 4 i pass riceveranno gratuitamente il pass di Halloween 2. Nuovo abbigliamento, articoli dei pass precedenti e altro. In risposta ai vostri feedback, le guide ai talenti e le note per bisaccia, che prima erano solo disponibili attraverso il pass fuorilegge, come la possibilità di usare il viaggio rapido da un accampamento temporaneo, verranno messe in vendita dai ricettatori. In più, nell'arco delle prossime settimane e dei prossimi mesi, alcuni dei capi d'abbigliamento più in voga del Pass Fuorilegge 2 e del Pass Fuorilegge 3 torneranno disponibili per chi non era riuscito ad accaparrarseli. La lista include gli abiti indossati dai leggendari membri della banda di Van der Linde, come l'abito di Marston, il Cleland, Lara Way di Arthur, il Dedham indossato da Bill Williamson e lo Zapatero di Javier. Poi, come parte dell'aggiornamento del 13 luglio, Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online per PC offriranno supporto al DLSS di Nvidia a tutti gli utenti Windows con schede video Nvidia GeForce RTX compatibili. Questa nuova funzione assicurerà un aumento del frame rate e bellissime immagini definite. Continua a seguirci su Newswire per maggiori dettagli sull'aggiornamento della prossima settimana. Nella descrizione di questo video lascerò il link dell'articolo di questa notizia, dove è anche presente il primo trailer del DLC Blood Money, rilasciato da Rockstar Games. Come sempre, se ci saranno altre notizie, novità e informazioni, ve le porterò sul canale. Prima di terminare il video, come sempre vi invito tutti quanti a seguire la playlist dei glitch di Red Dead Online, presente nelle playlist del mio canale, in quanto ci sono ancora un sacco di glitch e money glitch ancora funzionanti che ho caricato in questi giorni e recentemente sul canale, che potrebbero esservi davvero molto molto utili. Quindi Networkhead, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per diventare un orchetto, in più seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orcuverde tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!